L'Aquila rispetta le previsioni della vigilia e sceglie la formazione migliore possibile, considerata l'assenza di Bacio Terracino e la forma non ottimale di Lorenzo Del Pinto. Mantini al suo posto in zona mediana insieme a Uali e confermatissimo tridente offensivo, ovviamente uomini di difesa al loro posto, capitanati da Brunetti, per un 4-2-3-1 mai visto con questi interpreti. Maurizi col 4-3-3 e Roma City bisognosa di risvegliarsi al pari dell'Aquila dopo due sconfitte consecutive. E il Roma City ad affacciarsi per primo verso l'area avversaria con Sparacello che da fuori area prova a dar fastidio a Michelin, ma il classe 2005 è attento. L'Aquila compassata e poco brillante in fase di costruzione sin dai primi minuti. Al 20° l'Aquila cerca di rispondere rubando un pallone agli avversari sulla tre quarti. Galesio crossa subito al centro ma Sarrizzo non trova l'impatto col pallone malgrado la spaccata. Nel buio totale, avalo di emozioni e di occasioni, da fallo laterale l'Aquila può sbloccare sul ponte aereo di Galesio, ma il destro del numero 4 Uali fa la barba al palo alla destra di un Dichiara, ormai battuto. E sicuramente questa l'unica vera azione degli abruzzesi, imbrigliati da un Roma City che non ha mollato di un centimetro e allora si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa nessun cambio da una parte e dall'altra, con Maurizi sicuramente più contento di un Epifani incredulo per quanto non visto da parte dei suoi giocatori nella prima frazione di gioco. Dopo 4 minuti ci prova Banegas col suo colpo preferito, cioè il mancino post slalom in prossimità dell'area di rigore. Il suo tiro però non fa male ai laziali. 2 minuti più tardi il Roma City sfiora il vantaggio d'azione l'angolo quando Ferrante trova il tempo giusto per colpire la sfera. Michelin azzera le critiche passate e salva porta il risultato con una parata clamorosa, fatta tutta di istinto e reattività. Rivediamola. Roma City, che da corner va ancora a creare problemi, ma fortunatamente per l'Aquila nessuno arriva in tempo per trovare la giusta coincidenza col cross proveniente dalla destra calciato da Ascoli. Da qui al minuto 94 non succede davvero più nulla. Sostituzioni, falli, ammonizioni e tanti fischi per una squadra che doveva rispondere alla sconfitta subita a Tivoli, invece un passo indietro che ha del clamoroso.